Per cattiveria, povero Cuxi. No, perché poi quando dici tipo non l'ho Grandliner. invitato, capito? Ah, perché no? Semplicemente. Subito a dirti, ah, non l'hai invitato. Subito, subito. Ario sì, l'abbiamo invitato, però non ha voluto partecipare. Mario è più un giocatore basato sulle tre vite. Ariu, la minaccia, per chi si ricorda. Ti mando un saluto. Nel frattempo, Gramma Come hai detto 1-0. prima, era doveroso farlo questo tiro, no? Sì, devi sempre punire 1v1, subito. Gramma contro Hydro, ovviamente. Poi Gramma dalla sidewall si stacca con largo anticipo. Si vede che vuole giocarla in più e più tempi. Così è reset. Prova a sfruttarlo. Forse non lo fa benissimo. Hyder, senza neanche pagare il casello. Ha provato un mastio un po' troppo rischioso. Un po' troppo rischiosa quella posizione. Hyder col titoletto. Sì, sono un Ice Titan. Sì, 4-27, 2 gol, più o meno la media è questa. Nei primi 30 secondi si fanno dai 2 ai 3 gol, non uno di meno. Gramma imposta qui la costruzione di gioco, lì dove Haider deve leggere e comprendere, e lo fa. Haider, tutto il boost necessario. Gramma se l'è andata a pescare, attenzione, perché se lì Gramma ci pensa un attimo di più, Haider era stato veramente cinico. bellissima sequenza sia di tiro che di parata. Bellissimo fake di Gram, Dalla bella partita. Già, è una bella partita. Già inizia bene questa partita. Già bella partita. nostra visuale si è letto più facilmente che da quella di Haider che andava per questo fake. Probabilmente Dalla sì. parte di Haider veramente deve essere stato l'inferno capire che faceva. Ha detto Gramma sta diventando molto, molto meccanico. Userà tanta meccanica in queste partite. Ribadisco, non conoscendolo, vedere le sue meccaniche a me sorprenderà di più. Haider intanto col controllo palla. Haider è molto bravo nel bounce dribble e nei tiri diretti. Eccolo qua. Però Gramma è un altro difensore particolare. Stiamo vedendo abbastanza attivo. Prova Haider ad accelerare il tempo, ma Gramma glielo impedisce facendolo a sua volta. Ancora Haider con un po' di difficoltà. Un altro bounce dribble. Riesce comunque Un bounce dribble va in fake. a mantenere il controllo della sfera. Eh sì. Primo mind game da parte di Haider. Forse gli ha dato un po' fastidio come Gramma sia passato sotto prima. Forse sì. Si deve vendicare. Che poi, vedi che sto detto, l'importante è anche una bella forma mentis in 1v1. Lasciare andare il fake. L'onta del fake. Parte, no? La wave proprio. Guarda Gramma come ci prova a demolire Haider, non necessario! Si impone di fisicità andando prima di Haider ad impattare la sfera. La zona ho detto no. Tocca un Ah passo. no, l'ha toccato infatti, ha dato fastidio allora. Mi sa Perché che l'ha leggermente forse tamponato. alla fine sì nel tiro, però prima l'ha fatto spostare così tanto da prendere il possesso per avere l'anticipo. Ha mandato in un altro campo. Haider. Accelerando il tempo per andare a recuperare la sfera, dovrà staccarsi dal corner. Lo fa bene, buono il controllo della palla con Gramma che lo osserva dalla giusta distanza. Gramma, proprio dove serviva, si va ad opporre. Ma che parata? Botta Cioè, ma per che parata ha fatto? Se l'è Gramma, easy. autopassata attraverso la back. Non so se è stato voluto. È stato bellissimo. La metto qui, poi la recupero, ha detto. Sì, è qua però. Ti preoccupare. Il Gramma. Sempre Gramma qui su Haider che cercava lo spazio impedito dalla chiusura del giocatore vestito d'arancione. Riesce a passare ancora intelligentemente su un Haider che ha provato a chiudere la traiettoria. Gramma, che cosa ci fai vedere? Bellissima giocata, ma bellissimo anche il contrasto di Haider prima, quello di cui stavi parlando. Haider ha fatto un early challenge dal muro molto rischioso, ma molto effettivo. Gramma è stato bravissimo per giocarselo a favore suo. Qui ha fatto tre giocate consecutive che poi una chiama l'altra, in queste situazioni, per carità, ma sicuramente sono giocatori che sanno quel che fanno, non è facile scaltare il tuo avversario una, due, tre volte. Appunto. Haider punisce in mezzo secondo appena c'è un posizionamento sbagliato. 4-2, accorcia la distanza. Haider poi è molto veloce a staccarsi dalla sidewall, preferisce farlo subito. Sì, ha fatto anche un finale il contrasto e devo dire che in aria è molto molto forte Gramma. Poi Haider dà fastidio ancora a Gramma che riesce in questo momento a mantenere la difesa della porta. Prova qui ad immolarsi su un tiro che si spegne sul palo.
Gramma la prende larga, sapendo di avere tempo e spazio. Aider lo osserva, occhi negli occhi, Aider! Un pene ritardo! Avevo intravisto Gramma che gli ha detto stai attento perché te la posso tirare di prima intenzione. Arriva, ma che bomba ha tirato! E ha tirato nell'istante in cui Aider si è mosso un po' troppo verso di lui. Lo vedo bello carico sta partita, sono contento. Sì, sì. Grider, lui ha il controllo. Sulla cappotta va a cercare l'angolino, bello letto da Gramma. Aider... Non finisce qui l'aggressione. Ovviamente. Gramma prova a difendersi. Si stacca dalla sidewall. Non riesce nell'aggancio. Mi sa che voleva velocizzare il tiro. O quello vuole prendere un jump reset dopo. Dovrà partire col jump reset. Poco fa l'ha fatto anche. Gli piace partire avere subito il jump reset a questo giocatore. Tocco troppo. Di nuovo un errore simile a quello dell'inizio della partita. Un tocco leggero verso il centro. Aider, questi se li accetta volentieri. Un po' di nervosismo qua forse c'è stato da Gramma, probabilmente dopo il mancato accalappio del reset. Potrebbe essere, sì. Deve stare attento a non farsi nervosire troppo, è il vantaggio, rischiare troppo non ha senso. Sì, 54 secondi sono veramente tanti in 1v1. Aider, qui la prende larga cercando di andare ad offendere l'avversario e lo fa senza pensarci un attimo. 5-4. Aider contro Gramma. Incrocio tra i due che porta la palla in zona blu. Vicino alle grinfie di Aider. Oh, Aider! Vecchio burlone! L'ho visto cattivo qua. Bel fake. Lo vedo agitato, lo vedo agitato. Potrebbe essere la citazione della partita, della serie. Vediamo se riesce a riprendere. 5-5, questa sera l'abbiamo visto praticamente in tutti gli scontri portarsi a questo tipo di come si dice, di risultato. Sì, molto spesso. E qua abbiamo avuto pure Gramma che ha sbagliato un tiro abbastanza semplice, non so se è spinto Aider prima, non l'ho capito. Mamma mia, Aider, mi sa che non se l'aspettava neanche lui. Non se l'aspettava, no, perché Gramma è impazzito là, non lo so. Gramma non è impazzito, è geniale! 6-5! È stato un mind game perfetto, ne ha preso la sprovvista chiunque. 5-6. È stato bravo a rallentare all'ultimo perché potevo prendere più tempo. Bravo, esatto. Anche perché, come abbiamo detto fino adesso, il tempo è prezioso. Gramma prova addirittura a chiuderla lì. Nulla da fare. 4 secondi. Dopodiché sarà extend time. Sempre se Gramma glielo permette, porta via la sfera. Complimenti, ci stava. 5 minuti, ancora Aider, ancora Gramma, ancora Aider che vuole subito prendere l'iniziativa del game. Così è, 1-0. La partita prima è iniziata pure così? Sai, non mi ricordo. Il primo gol su kickoff è stato immediato? No, ma mi sembra che il primo gol era stato quello di Aider. Ok. Vediamo la seconda battuta. 4 secondi questa volta, forse il gol più veloce della serata al momento. Però io ho una memoria orribile, probabilmente sì. Lo so, ti credo, sulla parola, non mi ricordo assolutamente niente. Aider col fecchino. Prova a giocarla di mind game, che bello. Ed è il secondo che Gramma si prende da Aider. Il fecchino. Anche se un po' se le... Vedi questi backflip da panico, l'hai detto poco fa tu. Quando ti trovi in una situazione in cui dici, vabbè, lo faccio. Di parte, sì sì. 4-44, Aider prova ancora ad offendere. Gramma decide di andare direttamente sul giocatore. Gli ha spezzato la spina dorsale, poverino. L'ho visto storto veramente dopo quel tocco. Guardalo Gramma come lo va a cercare. Un Seeker Missile. Va a prendere spazio e manovra Gramma. Fa lo stesso dall'altra parte Aider. Vuole vedarlo al suo palo. Lo sta sfidando. Che non hanno paura di niente. Poi Aider 3-0. Stiamo vedendo un altro Aider qui, Lauridis. Abbastanza cattivo. È un po' più in me. Sta cercando di accelerare le azioni. Ha capito forse che Gramma è bravo a reagire, quindi prova a prenderlo alla sprovvista. E Gramma è un giocatore molto reattivo, sto vedendo. Sì. Sta dimostrando di avere doti di reazioni importanti. Gramma direttamente in porta. Come hai appena detto, anche qui penso sia stato molto rapido. Poi ovviamente sono giocatori classici, non è che si possono inventare chissà. Ma farlo bene non è mai facile, questo è il fatto. Lo sappiamo tutti quando andiamo in 1v1 e diciamo, ma perché faccio schifo? Perché non mi esce? Intendevo proprio quello, sembrano cose scontate, ma perché loro con molta naturalezza fanno tutto. Ancora Gramma ad offendere, poi Aider a dire di no.
direttamente in porta le palle di quelle scomode. Era però abbastanza forte come tiro, non era facile. Sì. Abbiamo Hyder, Lily Challenge. Sì, Hyder vuole... direttamente sulla backward. Vuole anticipare tutto, Hyder. Ha capito che Gramma è molto reattivo, quindi sono pronto a metterlo fuori gioco, sì. Vuole spezzargli il momentum, probabilmente. Sì. Provo ad offendere ancora Gramma. Hyder però non si lascia passare. Ripiegamento difensivo. Strategico per Gramma. Strategia studiata male perché qui se la perde. Un passaggino. Ha detto qua. Io tipo era questo, ora ricomincia. Al momento Hyder sta dominando. Sono 3 gol in 1-1, non sono tantissimi. Soprattutto per le battute. Ecco. Gramma qui fa passare sotto la tunica il signor Hyder. Proprio qui. Sono pure sfiorato dal bump, sfioratissimo. Sì, sì, lo fa passare proprio sotto. 4-2, 3-25, Gramma contro Hyder. Ancora una volta lo scontro a mezzo campo per decidere il possesso della sfera. Hyder non ha boost. Prova Gramma a velocizzare i tempi. In aereo il Gramma va ad anticipare Hyder andando più in alto di lui. Poi direttamente in porta, come ovvio che sia. Carissimo, qua Hyder a saltare subito per anticipare l'eventuale triple bump. Non è un'azione difensiva facile questa di Hyder, perché doveva decidere se andare subito. E anche con le situazioni di mezzo secondo avrebbe potuto portare il gol di Gramma. Gramma qui decide di andare al boost avendo visto che aveva tempo di poterlo fare. Hyder quindi non impressiona, almeno per il primo momento. Lo fa in seconda battuta. Controllo di Hyder, palla sulla cappotta. Prova ad ingannare Gramma, che però è rimasto ad agio in zona difensiva. Attenzione ad Hyder, perché qui può provare a farti del male. Così è, Gramma deve intervenire su quella sfera lì, non su quest'altra. Infatti Hyder ne approfitta. Penso che Hyder abbia scaricato il profilo dell'avversario. Ha capito che lo rompe se continua a anticipare ogni tocco. Ed è quello che sta facendo. Sta giocando di anticipi e sta facendo gli early flick. Sta cercando di giocare su questo. Vediamo se Gramma riuscirà a contrastare lo stile di gioco di Hyder ora. Gramma, controllo della sfera è il suo. Vuole beffare Hyder. Nulla da fare, si distende il giocatore blu. Dalla sidewall. Prova a minacciare la porta avversaria. Poi qui riesce a prendere un tempo su Gramma, che si va però a riconquistare. Gramma direttamente sulla backboard. Mi sa che è forse il primo o il secondo che fa così Gramma. Sulla backboard sì, penso sia il primo. Purtroppo è stato un po' sfortunato. E come dicevamo prima, questi flick, se non sei sicuro di come farli, ti basta prendere il muro e prendere gol. Perché va in rimbalzo sì, verso... Il numero è devastante. Sono un po' sfortunato perché era un bel flick. Era un po' troppo vicino. Questa è la partita di... al momento di Hyder. Eh sì, tutta di Hyder. Vediamo se dalla... il tempo per recuperare ce l'ha. In 1v1, 5 gol non sono niente. Qua c'è il primo. Esattamente. È stato molto bravo. È stato bravo Hyder soprattutto a capire il giocatore. Da una partita all'altra ha capito come cambiare il playstyle. Al momento sta... dominando la partita per questo. Però io non so se Gramma riuscirà a contrastare tutto questo cambio di playstyle di Hyder. Serve freddezza. Serve tanta freddezza. Il fatto che Gramma è... non so se è abituato a fare le serie, non lo so. Non so se è abituato a giocare torno. Ma che tiro. È un po' sfortunato. Spaparacchiata direttamente sulla traversa. Ancora Gramma. Possesso della sfera. Decide di cambiare il lato del campo. Attenzione allo scontro imminente con Hyder. Gramma prova ad indirizzarla in porta, se l'aspettava Hyder, palla che droppa, rimane pericolosamente davanti alla porta di Hyder, prova l'intervento Gramma, riesce a fare lo stesso modo però Hyder, che adesso prova a puntare la porta avversaria, quasi sulla linea Gramma. Poco fa Gramma ha fatto una bellissima giocata col poco boost che aveva, riuscito a trovarsi un bel contrasto verso la porta avversaria. Direttamente in porta Hyder, aveva fiutato lo spazio al tiro e quindi se ne è creato occasione. Hyder molto cinico, è un bellissimo tiro. Mi sta piacendo, devo dire che il gameplay di Gramma non mi sta dispiacendo per niente. È molto aggressivo e osa in maniera abbastanza furba. Ha fatto un paio di volte in cui ha regalato gol, avendo anche un po' di sfortuna per questa partita. E Hyder sta giocando veramente bene perché ha capito come giocare contro questo avversario. Sì, stai dicendo il vero, perché l'atteggiamento di Hyder, anche solo prendendo come esempio l'inizio di questa partita, si è mutato e adattato ogni secondo di più.
fatti i compiti a casa, come hai detto prima. Esattamente, vediamo se Grammar riuscirà a contrastare questo cambio oppure no. Ancora 50 secondi, deve velocizzare i tempi Gramma se vuole recuperare questa partita oppure si andrà alla prossima. Gramma prova in terza battuta addirittura, prova a passare sotto Haider, non aveva boost. Potrebbe metterla dentro adesso, ma il palo gli dice di no. Spero che non si innervosisca troppo dopo questa partita e si resetti per la prossima, perché essendo un po' di sfortuna la sta avendo. Possiamo dire imprecisione, possiamo dire diciamo un po' di sfortuna, che comunque prendere tanti pali di fila è stressante, lo sappiamo tutti. Poi si trova Haider che anche quando perde il possesso della palla riesce a giocare bene sul fisico dell'avversario. Sportellate, sono micidiali in 1v1. Eccolo qua Haider con l'anticipo subito. Gramma qui che lascia sfilare, ovviamente Haider prova l'intervento. 2 secondi, dopodiché sarà finita qui la partita. Haider vince questo primo scontro con molta decisione. Questo è molto fattore di nervi. Gramma ha vinto la prima, Haider ha vinto la seconda. E come l'ha vinta Haider la seconda, che potrebbe essere pesante per Gramma. Poi da come era partita non avrei mai detto che Haider vincesse la seconda 8-3. Però Haider è stato bravissimo a cambiare, a capire l'avversario. Haider è lui ad avere il controllo della sfera in questa prima fase iniziale di gioco. Prova Haider a schiacciarlo dentro, non è riuscita però ad entrare neanche in questa occasione. Eppure ci ha provato 2 volte. Sul rasoio proprio. Sul filo del rasoio. Haider. Controllo alto della sfera. Va in aria. Gramma lo aspetta. Lui ha completa visione di quello che sta accadendo. Dal corner. Si distacca. Ma attenzione a Gramma, perché da lì può far male così. Infatti prova ad andare a dar fastidio ad Haider, che riesce a recuperare una sfera pericolosa altrimenti. Il primo gol avrà un'influenza enorme sulla partita. Me lo chiamo. Chi segnerà il primo gol avrà un bel vantaggio mentale. Haider. Le parole di Lauridis si riflettono sul campo, perché sto vedendo molta più pazienza da parte di entrambi. Attenzione a Gramma che riesce a passare. Riesce anche a portarsi a casa il boost. Ma Haider è in favore di posizione da lì e riesce a coprire. Con il backside Gramma riesce a tenere ancora la sfera nella zona della metà campo blu contro un Haider che prova a fare qualcosa ma non basta. 1-0 Gramma. E questo è un bel gol sia dal punto di vista mentale sia dal punto di vista per spezzare la partita. Ora vediamo questo kickoff, ma questo fake ci stava. È importante sia per Gramma sia per me. No, non è bello. È un po' meno per Haider. Forse è importante. Attento Haider la prossima volta. Ah Gramma, qui non so se ha cercato il controllo ma non è riuscito nell'aggancio. Haider ruba la sfera all'avversario. Poi ci ripensa Gramma e ne ritorna in possesso. Gramma la tiene sulla cappotta con Haider davanti a sé. Riesce ad intervenire Haider. Gramma con leggiadria, forse troppa, perché Haider passa d'ignoranza e se la salta di gioia. Non è la prima volta che riuscito a sbagliare un wave dash a Gramma. Potrebbe essere un po' di ansietta. Potrebbe essere un errore d'ansia, potrebbe essere un semplicemente un misclick. Vedremo. A Gramma lo vedo abbastanza più ansioso di Haider in questo momento. In queste partite, alla seconda in poi, lo vedo un po' più agitato, magari. Non sicuro. Sciolto qui Gramma, però, che viene in avanti. Voleva creare fastidio ad Haider. Attenzione perché è full boost dal ceiling. Questa è la scelta. Vuole provare a schiacciarla dentro. Non riesce a dancarla sulla parata di Gramma. Da qui può essere scomodo. Contro il muro direttamente in porta. Va per la backboard, va bene uguale. È apposta a far saltare l'avversario un po' troppo forte, mi sa. Eh sì. Gramma con l'early challenge in aria riesce a recuperare in tempo? Mi sa di no. Nine. Haider riesce ad arrivare molto prima di lui. Questo early challenge è un po' troppo rischioso. Haider non aveva tanto spazio, tanta possibilità d'azione in quell'istante. E stare attento Gramma a non cadere preda ai propri nervi. È un ottimo giocatore, molto meccanico. Probabilmente gli manca un po' di esperienza. 2-2, ne torna a parlare con Haider poi. Gramma davanti alla possibilità negata però da Haider. Ancora Haider decide di prendere il rimbalzo della sfera per far sì che potesse andare in alto. Tanto in alto e mantenere tanto boost. Che poteva fare ciò che voleva da qui. È partito benissimo.
È tremendo questo mini rallentamento di Stiglione nell'air dribble. Lo fanno molti giocatori ormai, lo vedi che lasciano un attimo il boost. Dice ho finito e poi c'è l'ultimo guizzo finale. 2-18, Haider inizia a prendere le distanze. Prova ad allungarla e lo fa. Distanza diventata di 3 gol nel giro di un attimo da Vridis. È la bellezza del 1v1. 2-14, tempo a disposizione per Gramma per recuperare questo game. Altrimenti sarà game over. Haider li stacca bene dalla sidewall. Prova ad inventare qualcosa, non si lascia ingannare Gramma. 2 minuti ancora di gioco. Haider in favore del suo 4-1, se la gioca anche davanti alla propria porta, poi la demo su Gramma. Cattivo. Molto. Lo aspetta, sguardo di Medusa, non riesce a pianificare Gramma. E con un buon jump riesce a dire di no. Molto reattivo anche Gramma in difesa, come ho detto prima, è un ottimo difensore. Sotto una serie di aggressioni di Haider, però non si può far nulla, mi sa. E questo è il quarto di fila, poverino, dopo un po'. Davvero, basta. Haider non perdona, poi Haider ha una capacità di in attacco ridicolo. Altri 30 secondi, un altro gol. Rallentano i ritmi, ma aumenta la distanza che va a creare Haider con il suo avversario. Ancora Haider. Vediamo cosa si inventa adesso. Il reset è a disposizione. Al secondo, oh, lo voleva chiudere. Gramma. Oh, Gramma in apertura. Un piccolo momento sbagliato di Haider e subito punito la Gramma. Però non so se ho visto qualcosa di strano al corner, sì, da parte di Haider. Non so se è stato un free sbagliato, non ha preso il secondo salto, l'ho visto strano. Eh sì, ha perso un tempo, sì. Attenzione comunque, perché lo diciamo spesso, lo ricorderemo ancora, 1:20 per fare 3 gol sono nulla. Eccolo Gramma qua. Direttamente in porta, infatti eccone un altro. 1:20 in 1v1 non è per niente... non ti fa sentire sicuro la lead di 2 gol in 1v1, no. Per niente, tutto con 1 minuto mancante. Ti senti tranquillo quando è finito il game? Sì. È una bomba. Con 8 gol di vantaggio. Attenzione, Gramma nel kick-off forse sta cominciando a capire come variarlo per contrastare un po' di più. Haider va per la demo. È un pallone scomodo. Baby. Ma riesce lo stesso. Molto scomodo. Ma Haider non riesce ad arrivare, esatto. Non so se Haider ha provato ad andare a destra appena è spawnato. Mi dire una cosa? No, ok. Si è mosso bene anche Gramma. Sì, Gramma ha fatto benissimo, era un tocco facile da fare. Era un problema molto, molto scomodo. Ottima l'esecuzione. 5-4. Haider contro Gramma. Qualche sportellata, ricambia Gramma. Haider vuole aggredire. La posizione può essere interessante, ma Gramma se l'aspettava. Prova l'accelerazione Gramma con Haider alle spalle, che gli impedisce di tagliare verso il centro e di andare verso la porta. Poi ci prova Haider. 6-4. Bravo Haider. Zona dell'avversario con quel tentativo di bump. E qua Gramma ha fatto un tocco mente sbagliato e si è allargato. Che costanza Haider. 2 gol, 45 secondi. Il tempo Gramma ce l'ha. Haider deve rimanere calmo. Voglio sotto alla battuta. 40 secondi a disposizione di Gramma per recuperare questo game. Qui Haider, con il solo movimento del corpo, lasciando la sfera dov'era, riesce a prenderne un ottimo controllo e posizione. Haider, senza il reset, a me sembrava di averla vista così, riesce ad ingannare Gramma. 7-4. Decide di non usarlo. O non l'ha preso, non lo sapevo. Secondo me non l'ha preso. Per un fecchino c'è, non ce l'ha preso. L'avrebbe comunque fatto, secondo me, un'azione del genere. Lo voglio intervistare e poi glielo chiediamo qui, va bene? Sì. Va benissimo. 30 secondi, il tempo l'abbiamo, però Gramma deve riuscire a segnare a breve. Oh, aveva la possibilità di tiro, ma non ha provato. Decide di andare in aria. L'ho visto poche volte in aria, la triple bump. Boom! Ottimo, la triple bump. 20 secondi possono essere quasi tanti per Haider. Sì. Vediamo il kickoff. Questo è un bel dribble bump. Quel tocchettino finale ha spostato il pallone, è stato perfetto. Ancora un kickoff. 7-5. Apertissima. 1-1 sul game set della best of 3. Gramma ancora una volta lo aspetta lì in posizione, cercando di accalappiare in qualche sorta di vantaggio. Vale todo per lui a 12 secondi dalla fine. Palla che passa a favore di Haider per accompagnare l'ottava rete. Due volte consecutive al momento, se non sbaglio, perché anche quella di prima dovrebbe essere finita con 8 gol per Haider. Sì. 8-3 forse è finita. 13 tiri a 10. Doveva per forza fare un giallo del genere per andare verso il centro per segnare. Haider lo sapeva. Andiamo a Gramma l'ultima azione. Piccolo musty fake, decide di fermarsi così. GG. Con eleganza e classe. GG. Well played. This time I've got the blues.
Milwaukee Blue. Mama's living all alone, and I just can't.